Schelling è divisibile in filosofia della trascendenza, filosofia della natura, filosofia dell'identità. È un percorso quello che fa Schelling, che non è un percorso dove lui supera il pensiero precedente, ma è un percorso quasi contemporaneo che lui fa di pensiero e che non ha una struttura razionale. Ricordiamoci sempre che Schelling è un romantico, considera la cosa in sé di Kant un perfetto nulla e pensa che tutto ciò che è pensabile deve essere per forza anche conoscibile. Schelling parte dalla filosofia della trascendenza, la filosofia dell'io, perché Schelling è uno dei pochi che maneggia con grande abilità la dottrina della scienza di Fichte, che poi invece criticherà. E parte anche lui dall'idea fichtiana che c'è un io, c'è un pensiero produttore che produce tutto. Ma già qui, nella filosofia della trascendenza, Schelling ha dubbi sul pensiero fichtiano. Perché la dimensione del produrre tutto non toglie al prodotto la capacità di produrre. Quindi non c'è soltanto un'azione dell'io sul non io, ma anche il non io produce. Questo lo porta a pensare alla filosofia della natura, dove, quasi per antagonismo, parte dal presupposto che sia la natura a produrre tutto, perché la natura, essendo spirito, è in grado di produrre tutto. Quindi in questo caso è l'io che è un prodotto della natura, ma anche l'io come prodotto della natura non si riduce a puro prodotto, ma anche l'io continua a produrre. Questo lo porta alla filosofia finale, che è la filosofia dell'identità, dove soggetto-oggetto, spirito e natura, i tesi e antitesi sono la stessa cosa, perché mantengono se stessi ma sono compenetrati nel meccanismo dell'assoluto. L'assoluto comprende tutto, non c'è niente al di fuori dell'assoluto, ma all'interno dell'assoluto, questo è un elemento puramente razionale, noi possiamo coesistere come particolare all'interno dell'universale, anche perché non è il concetto universale quello assoluto, ma è un concetto particolare, perché la comprensione dell'assoluto non arriva mai dall'universalizzazione dell'assoluto, ma dal particolarismo dell'assoluto stesso. Questo è comprensibile soltanto attraverso la contemplazione dell'opera d'arte. Non esiste nessuno proprietario dell'opera d'arte. L'opera d'arte è di propria proprietà. No, l'artista è stato semplicemente uno che ha avuto un momento di trance. Il contemplatore ha un altro momento di trance di lasciarsi rapire dall'opera. Ma io dall'opera non mi faccio mai rapire dall'interezza dell'opera, ma mi faccio sempre rapire da quel particolare che mi fa comprendere tutto. A quel punto io, quando capisco l'opera d'arte, ho compreso tutto. Non particolare, ho compreso tutto. Per questo l'intellettuale artista, perché l'intellettuale non è il riflessivo, è l'artista, è colui che produce bellezza, è la guida che comprende tutto. Quindi bisogna pensare alla filosofia come una filosofia dell'aforisma, della fiaba, del significato profondo che non è razionalizzabile, mentre la filosofia del trattato, la filosofia che dimostra, è una filosofia puramente negativa. Schelling ci parla anche di Dio e dice che Dio, se io lo penso perfetto, Dio è una cosa diversa dall'assoluto. E io non posso essere nell'assoluto perché non sarò mai Dio. Dio invece è perfettibile, si è perfezionato. Questo vuol dire che posso perfezionarmi anch'io, ma ci si perfeziona non in un percorso a lunga scadenza, ma ci si perfeziona attraverso l'immediato, dove intuiamo, è l'intuizione che produce tutto e non l'intelligenza, è il poeta e non lo scienziato che comprende l'essenza potente della verità, e noi quindi ci compenetriamo con tutto semplicemente perché anche noi siamo
perfettibili, e quindi anche noi possiamo avere delle intuizioni che ci fanno essere assoluto. Noi già siamo assoluto perché ne siamo parte, ma non siamo un segmento. Noi siamo l'assoluto, ma manteniamo anche la singola parte. Questo ovviamente non è spiegabile secondo la matematica, secondo la fisica, non è spiegabile secondo la filosofia come meccanismo del trattato, ma è spiegabile a livello romantico. Questo produrrà delle critiche di Hegel molto forti a Schelling, ovvero l'intuizione di cui ci parla Schelling, secondo Hegel, è un colpo di pistola sparato nella notte, rischiara un attimo, ma poi torni alla non comprensione, e l'assoluto di cui ci parla Schelling è notte in cui tutte le bacche sono nere e non si distingue nulla, mentre Schelling ha detto che col sentimento e con la spinta vitale noi possiamo distinguere.